Grazie. Certo, la riconciliazione in termini antropologici è assolutamente, credo, all'ordine del giorno. In qualche modo la società civile soprattutto, no? Che non è ancora opinione pubblica, ma è un locomotore di qualsiasi società, in Turchia ormai da 10 anni, dà prove davvero di audacia e di libertà, sfida il codice penale in quel dibattito che è più ampio, no? Sulla libertà di espressione, sulla storia, sul passato. E sicuramente è assolutamente alleata dell'Europa, così come dell'Armenia. Motivo per cui per noi era fondamentale davvero fare l'impossibile per proiettare durante questa settimana The Cut, questo film di Fatih Akin, un regista turco, l'ultimo di una trilogia, per la produzione del quale ha ricevuto numerose minacce di morte, ma appunto un altro atto di libertà e di coraggio, così come mi viene in mente questo volume della Giuntina Pro Armenia, Le voci ebraiche sul genocidio armeno contemporaneo di Ucraina. Certo, questa considerazione ci porta direttamente a ciò che è il contributo del senatore Corsini, non uno storico, ma anche un policy maker, perché il campo fra l'accademia e la genesi politica a me affascina molto, ma sono certo che non è molto semplice. Ecco, la parola al senatore Corsini per appunto la sua prospettiva. Sì, innanzitutto buonasera a tutti loro. Io sono molto grato al signor Ambassatore per la cortesia di questo invito. Tra l'altro, bontà sua richiama la mia vecchia professione di storico, a dire il vero molto arrugginito, perché l'attività amministrativa e parlamentare determina una frattura nelle stesse esperienze e nelle biografie personali. L'ambasciatore, peraltro, e anche l'amico Sardis, perché la mia memoria corre alle giornate che abbiamo trascorso insieme in più occasioni a Yerevan, allorquando siamo stati presenti per le giornate dedicate ad un confronto sul dialogo interreligioso promosso dal Consiglio d'Europa. E ricordo, diciamo così, il piacere che mi è derivato dalla sua frequentazione e dalla generosa amicizia con la quale mi ha accompagnato a conoscere alcuni patrimoni, giacimenti culturali di questo straordinario paese. Vedo che il complesso delle iniziative è particolarmente prezioso, perché non c'è dubbio che la vicenda del genocidio, se volessi parafrasare il titolo del libro di uno storico italiano ebreo, Khalid Bilous, dedicato all'Olocausto, la vicenda del genocidio, nella sua drammaticità, è decisamente saliente, è centrale, ma non può esaurire complessivamente l'identità della storia armena, che, come si evince da questi preziosi incontri, diciamo così, è una storia estremamente complessa, estremamente appunto articolata. Ma non c'è dubbio che la ricorrenza quest'anno del centenario spinge tutti noi ad accentrare, diciamo così, ad accendere i riflettori e ad accentrare la nostra attenzione su questa appunto vicenda. Io mi propongo di svolgere semplicemente due considerazioni e prenderò le mosse dalla iniziativa che fu svolta a Istanbul nel 2005 in occasione della ricorrenza del 90° anniversario del genocidio appunto degli armeni, allorquando nel mezzo di grandi difficoltà proposte dai governanti
gli storici turchi delle tre università di Istanbul si misurarono con questa, diciamo così, irremovibile dramma della storia europea. In definitiva, l'Armenia rappresenta, come dire, un avamposto della civiltà cristiana occidentale di fronte appunto all'Oriente. Ebbene, in quella circostanza prese la parola Orhan Pamuk. Tutti conosciamo, è un nome che evoca, insomma, grandi scritture, grande letteratura, il quale, intervenendo su un quotidiano svizzero, denunciò l'esistenza del milione di armeni, di morti armeni e di 30.000 curdi uccisi in questo paese, appunto in Turchia. E fu sottoposto dal Pamuk a rigore dell'articolo 301 del codice penale turco. Oggi, per fortuna, nonostante un processo, secondo me, preoccupante di progressiva islamizzazione della Turchia, per fortuna non mancano in Turchia, diciamo così, voci di ispirazione laica e democratica che tengono vivo e appunto alimentano il dibattito. Per cui la polemica nei confronti del negazionismo e del giustificazionismo, che purtroppo rimangono ancora l'interpretazione ufficiale della narrazione turca, ebbene, questa polemica ha compiuto appunto dei passi. E settori, diciamo così, rilevanti, non solo della storiografia, della pubblicistica su questo tema, hanno, diciamo così, compiuto, si sono, diciamo così, indirizzati verso un progressivo riconoscimento, non dico del genocidio nell'accezione, diciamo così, che ormai definita, ma perlomeno dei grandi massacri che furono appunto compiuti. E questo è un fenomeno che investe i settori più ampi della cultura occidentale. Per quanto riguarda l'Italia, la pubblicazione del romanzo straordinario di Antonio Aslan ha, diciamo così, aperto delle prospettive di riconoscimento che certamente non possono essere negate o trascurate e che investono larghi settori dell'opinione pubblica, di un'opinione pubblica occidentale che ormai non fa pone induci né interpone more rispetto al riconoscimento della realtà del genocidio armeno, il quale paradossalmente in qualche misura è stato penalizzato in relazione al proprio riconoscimento dalla interpretazione, che contiene larghissima parte di verità, dell'olocausto, cioè dello sterminio degli ebrei, come genocidio unico. Perché nel momento in cui si tematizza, si teorizza l'unicità del genocidio degli ebrei, dell'olocausto, dello sterminio, si finisce in qualche misura per relativizzare vicende che, come quella del genocidio armeno, sono espressione di una tragica e incommensurabile, appunto, barbarie. Al di là del fatto che, come è noto, non mancano contrasti anche in sede di elaborazione teorica e di rigorizzazione concettuale della natura, appunto, del genocidio, di questa categoria, come categoria specifica. Allora, le due osservazioni che voglio fare. La prima: resta aperta, per quanto attiene all'interpretazione del genocidio armeno, una enorme quantità di problemi storiografici che mi permetto di richiamare sulla scorta del magistero di quello studioso, tra l'altro un amico personale, di quello studioso che in Italia più di ogni altro si è dedicato a questo problema e che sarà qui presente, cioè Marcello Flores. Il suo libro del 2006, edito da Lulino, Il genocidio degli armeni, costituisce la pietra di paragone storiografico fondamentale. Quali sono questi problemi? Beh, innanzitutto l'esistenza o meno di una continuità tra i massacri di fine 800 e quelli perpetrati durante il secondo conflitto mondiale. E questo è un tema rilevante che ha una sua ricaduta anche in sede politica. Io ho ricordato Sardini 15 giorni fa, ero a Parigi ad un convegno della Commissione Cultura del Consiglio d'Europa e discutevo con l'onorevole Bircan, che era nipote del presidente della Repubblica Turca, immediatamente successore di Kemal Atatürk, la quale mi diceva che
anche nell'opinione pubblica più avanzata della Turchia contemporanea, in definitiva la vicenda armena viene tutta, come dire, iscritta con un'interpretazione limitativa dentro i grandi contrasti, le grandi tragedie della Prima Guerra Mondiale. Mentre invece c'è indubbiamente una continuità che risale agli ultimi 25 anni dell'Ottocento. Ancora, il carattere del nazionalismo turco, delle divisioni al suo interno e della sua contrapposizione in intreccio con la tradizione appunto ottomana e con le spinte liberali che caratterizzano gli ultimi 20 anni dell'impero. Ancora, il tema del ruolo della minoranza armena o del ruolo esercitato dalle minoranze cristiane e non musulmane nell'ambito dello sviluppo economico e dei processi di modernizzazione della seconda metà dell'Ottocento. Ancora, il ruolo e la natura dell'alleanza tedesca con l'impero ottomano e della responsabilità della Germania nella violenza contro gli armeni. L'importanza che il contesto di una guerra totale con il primo conflitto mondiale riveste nelle dinamiche dei massacri e delle deportazioni, il ruolo della ideologia dei giovani turchi, l'organizzazione del potere attorno a un partito che tende a farsi Stato, il Comitato di Unione e di Progresso. Questo, mi pare di poter dire, è il complesso dei problemi storiografici che devono essere focalizzati e rischiarati in vista di una più ravvicinata comprensione della specificità, oltre che della realtà, del genocidio degli armeni. C'è tuttavia un secondo tema che merita più di essere, secondo me, richiamato e che peraltro attiene alla specificità e alla definizione, al di là delle giuste precisazioni della professoressa Maciotti, la metamorfosi tra identità e memoria. Perché? Quali sono le modalità attraverso le quali è possibile promuovere la memoria della realtà del genocidio armeno? Della memoria, evidentemente, non semplicemente del ricordo che è tramandato. C'è una distinzione che qualsiasi studioso conosce tra il ricordo e la memoria. Il ricordo è un fatto individuale, o familiare, o parentale. La memoria è una sanzione pubblica, è un fatto pubblico, la memoria si celebra in pubblico, tant'è vero che parliamo di commemorazioni, del fare memoria insieme. Ora, non c'è dubbio che soprattutto l'opinione pubblica armena, ma anche la storiografia armena, la politica armena, a lungo tempo ha insistito e tuttora insiste affinché da organi istituzionali venga un riconoscimento della veridicità del genocidio, e quindi si inserisce appieno dentro la querelle appunto della memoria, si inserisce appieno dentro la querelle che riguarda il ruolo della storia, o meglio della storiografia, in relazione ai temi delle equidistanze delle pacificazioni e delle pacificazioni. Peraltro il tema della pacificazione della memoria è un tema che ha investito anche la rilettura della storia italiana e, diciamo così, siamo alla vigilia del 25 aprile della lotta di liberazione e della resistenza. Ora, nel caso del genocidio armeno c'è, io credo, una situazione specifica con due premesse. Personalmente, è stato questo anche il senso del mio intervento in aula quando abbiamo approvato la normativa che non punisce il negazionismo, ma punisce l'incitamento ad azioni, a comportamenti, diciamo così, a opere compiute che presuppongono il negazionismo e che dal negazionismo traggono appunto alimento. Quali sono le due partenze? Credo che qualsiasi storico degno di questo nome sia contrario, da un lato, alla verità storica di Stato, e credo che qualsiasi storico di questo nome sia contrario ai processi cosiddetti di tribunalizzazione della storia. L'esercizio del mestiere dello storico non è l'esercizio del mestiere di un giudice. Benedetto Croce, in Etica Politica, ha scritto delle pagine straordinarie su questo tema. La storia non condanna né assolve, la storia
comprende, spiega, la storia spiega. Nel caso del genocidio armeno, noi siamo di fronte ad una situazione specifica. Da un lato abbiamo uno Stato, la Turchia, che peraltro aspira ad entrare in Europa, e credo che sia opportuno il vincolo relativo alle modalità con le quali la Turchia si rapporta al genocidio armeno come chiave di ingresso appunto in Europa. Ce ne sono altre, ma questa è una chiave assolutamente fondamentale. Da una parte la Turchia, che utilizza un articolo profondamente autoritario e antidemocratico del proprio codice penale per, diciamo, risanzionare chiunque critichi, chiunque mette in discussione l'identità nazionale, e cioè, diciamo così, un percorso costruito negli anni del potere e trasmesso in forme autoritarie nei diversi ambiti della società. Dall'altra parte abbiamo la comunità armena, ma è soprattutto la comunità armena, e su questo tema insiste la comunità armena della diaspora, che continua a premere per un riconoscimento pubblico ufficiale del genocidio che possa costituire una pressione crescente nei confronti del governo turco. Ora, come uscire, come dire, da questa duplice tenaglia che ha sporgenze tanto sul piano della politica, dei rapporti diplomatici, delle relazioni internazionali, che è un compito che, come vicepresidente della Commissione Affari Esteri, mi compete nelle aule parlamentari, ma dall'altra parte come uscire dall'altra, diciamo così, ambito della tenaglia. Come evitare di andare, diciamo così, a chiuderci nella morsa delle cosiddette verità di Stato e della tribunalizzazione della storia? Io credo che convenga, come quello promosso nell'occasione, o meglio, una serie di iniziative convenistiche, come quelle promosse nell'occasione della ricorrenza appunto del centenario, siano la risposta appunto adeguata. E cioè continuare ad ampliare il nostro impegno sulla memoria e sulla ricostruzione del passato, escludendo le tentazioni nazionalistiche che sono ovunque presenti. Faccio un esempio molto banale. Quando la Francia decide per legge di riconoscere il genocidio degli armeni, suscita immediatamente la reazione della Turchia, la quale che cosa dice? Cara Francia, forse che tu ti sei dimenticato del genocidio che hai compiuto in Algeria? Ammesso che sia un genocidio, perché sulla definizione del genocidio bisogna procedere con estrema cautela, a rischio di impoverire la drammaticità del fatto che si vuole appunto tematizzare. Quindi io credo che noi dobbiamo sempre più impegnarci in un confronto, in un dialogo che coinvolga le società civili, che alimenti l'onestà intellettuale degli studiosi, che consenta di poterci sprofondare come dei palombari dentro il profondo degli archivi, che consenta di riportare alla luce la documentazione. Insomma, noi dobbiamo impegnarci per aprire il varco appunto della verità. Come noto in greco, verità deriva da aletheia, la letheia, ciò che è avanzato, tolto dal nascondimento, lo squarciamento del velo che toglie dal nascondimento ciò che è offuscato, appunto ciò che è nascosto. In modo che il genocidio armeno diventi un evento storico la cui conoscenza cresce e rispetto alla quale l'informazione dell'opinione pubblica sia sempre più approfondita e consapevole. Certo, in termini di prevenzione, perché la storia del Novecento ha conosciuto un celebrissimo libro di Brunetto sul secolo dei genocidi, che passa in rassegna i vari genocidi del Novecento. Questo è assolutamente fondamentale, soprattutto se pensiamo che una nuova ideologia genocidaria sta sfidando oggi la nostra libertà e la nostra democrazia. Ieri sera ho visto un film che mi permetto di consigliare, Timbuktu, di quel regista maliano Sissako, che è un'opera appunto straordinaria e che è veramente inquietante.
Allora di fronte a questa inquietudine non ci resta che il risarcimento della storia, che è più o meno che il risarcimento della verità. Io ti pregherei, Santis, non vedo Gabriele Urogian da 49 anni, da quando eravamo colleghi al Dipartimento di Scienza di Gesù Cattolica. Io non so se il bimbo all'età mi consentiranno di salutare, se non avendo la braccia per me. Beh, sì, sicuramente sì, intanto grazie Paolo, e sarà qua il giorno 25. Se posso vengo qui, altrimenti organizzeremo in un altro modo. Certo è che ecco, con questi contributi, vi ringrazio intanto per le parole generose e che condivido davvero con tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa settimana. Ecco, se mi è permesso, in termini di contributo a un dibattito che sento davvero ormai piuttosto attivo da prospettive diverse, c'è una prospettiva questa invece pubblica armena, che è la seguente: il genocidio armeno non è soltanto un fatto storico. Forse nel contesto della Prima Guerra Mondiale è uno di quei pochi fatti storici che producono ancora effetti politici, ostilità politica, e di conseguenza il nostro, almeno dalla prospettiva appunto della Repubblica dell'Armenia, la nostra azione, quando parliamo di riconciliazione, quando lo facevamo, ci approcciavamo appunto senza precondizioni al rapporto con la Turchia. Il genocidio comunque rimane, finché negato, produce effetti politici. Questi effetti non sono per niente conciliatori, soprattutto in un contesto, quello geopolitico attuale, in quella più ampia area, più ampio teatro strategico che il Caucaso, l'area centrale del Medio Oriente, alla vigilia di trasformazioni che io temo siano epocali, temo che siano per niente positivi per noi. Vi ringrazio molto per la vostra attenzione, per la vostra pazienza e presenza, e appunto do il via alla settimana. Ecco, il prossimo panel che inizierà alle ore 17:30, che ore sono? 17:30, 5 minuti, appunto sul un approccio psicoanalitico, il trauma degli armeni dal punto di vista della psicoanalisi. Terremo la professoressa Ferrer e la professoressa Marcinci.